Ma la delibera 523 che è stata approvata dalla giunta regionale in realtà decide di fatto di chiudere l'ospedale di Fano Santa Croce, a differenza delle dichiarazioni che abbiamo sentito sia dal sindaco Seri che dal consigliere Minardi. Di fatto l'ospedale di Fano diventa un grande poliambulatorio dove le persone potranno solo transitare per essere stabilizzate, così c'è scritto nella delibera, per poi essere trasferite all'ospedale di Pesaro. Quindi non c'è l'ospedale a Fano. E tra virgolette non viene neanche rilanciato il fatto di esserci una nuova clinica di tipo ortopedico, per cui è una promessa che si fa, per cui non ci sarà nulla. In questo momento abbiamo sulla carta, quindi sulla delibera, solo che verrà praticamente trasformato in poliambulatorio, un po' come è successo a Fossombrone e a Cagli, l'ospedale. Prima c'era un ospedale, adesso c'è un poliambulatorio. Rimane un pronto soccorso che la gente si potrà rivolgere, ma quando avrà qualcosa di più serio, verrà trasferito a Pesaro. Beh, a questo punto diciamo che in Consiglio Comunale non è stato dato nessun mandato al sindaco per sottoscrivere un accordo di questo tipo, anzi, noi sostenevamo e abbiamo votato all'unanimità il contrario, per cui mi auguro che il sindaco non firmi questo protocollo d'intesa che è assolutamente un danno per la città e io mi chiedo anche in quale città grande come la nostra, che rappresenta 142.000 abitanti tra il Cesano e il Metauro, ci sia un'altra città in tutta Italia che non abbia un ospedale. Io me lo chiedo e vorrei sapere anche dal sindaco cosa ne penso.